Sono contentissima di presentarvi una mia amica, una donna coraggiosa, Michela Conte. Di alzare la voce, se no non si sente niente. Buonasera, grazie. Senti Michela, vorremmo che ci raccontassi un po' qualcosa della tua vita, di te, di qualche cenno biografico. Allora, io ho 63 anni. Sono nata a Ischia, ma vivo a Monza da 35 anni perché ho sposato un monzese e insomma ho fatto una vita abbastanza tranquilla e normale e poi mi è arrivato la malattia di Parkinson e allora adesso vivo con qualche fastidio, ecco, però vivo. Vuoi raccontarci per piacere, questa poi è la parte più importante, come l'affronti, cioè quando hai saputo, che, come è stato saperlo? Quando l'ho saputo, era una cosa che era troppo grande per me, pensavo fosse una cosa molto più preoccupante, che avessi molti dolori, che fosse molto dolce, eccetera, quindi ho pianto. Non capisci che succede. È il minimo. È il minimo. Poi però a Monza sono venuti dei cuori, buone cure, sono stata... ho voluto fare un'altra diagnosi, cioè fatto fare altri esami in un altro posto per vedere se la diagnosi era giusta. Sono andata a San Raffaele, era giusta, finché poi non ho trovato ancora un altro medico che era più comodo per andare, perché insomma... insomma, era però sono curata bene. Poi mi è venuta la sindrome della torre di Pisa, che viene pochissimo da anni, cioè piegarmi da un lato. In più c'è un po' di scoliosi che ha aiutato ad abbattermi il pazienza. Vabbè, adesso che ci hai fatto questa telecronaca, questa radiocronaca, adesso facciamo le cose belle. Tragedia. Adesso raccontaci un poco come affronti, ma non a parte psicologicamente, come affronti, prima ce lo dici se ti va praticamente e poi psicologicamente. Cioè nel senso che mi sono iscritta all'associazione, così faccio molte attività con loro, perché ho scoperto che non va bene stare da sola, cioè io non mi sento di stare da sola. E però mi piace fare delle cose, mi è venuta fuori la voglia di scrivere, di dipingere, lo facevo già prima, forse siamo... comunque pare che la malattia ci tiri fuori le cose che abbiamo di arte, di artisti, cose interessanti, non lo faccio. Sempre con coraggio, ma soprattutto con voglia di vivere e di stare bene, cerco di allontanare problemi
c'è un bravo marito che mi aiuta in questo. Più che allontanare, scusami se ti interrompo, più che allontanare le affronti, perché che dovresti fare? Cioè, tu affronti, non è che stai... Sì, sì, vero. Ho capito, ma io intendevo affronti nel senso dare qualche indirizzo, non indirizzo nel senso strada, mezzo e cosa, che cosa fai, che tipo di fisioterapia fai? Allora, io per questo faccio fisioterapia intensiva in un ospedale a Gravedosa dove c'è un dottore, posso dire anche noi, certo, il dottor Francisco, che ha fatto questo protocollo, e con questa terapia intensiva 3-4 ore al giorno, diciamo, ci rimette un po' in sesso, ci fa diventare un po' più agile, più, insomma, una vita più normale, perché notoriamente dai blocchi questa malattia, cioè ci sentiamo bloccati, incapaci di muoverci a volte, la fisioterapia fa molto bene, ci permette di camminare, comunque fanno bene tutte le cose che ci permettono di sentirci bene, quindi a chi piace ballare, se continua a ballare fa benissimo, se riesce come riesce, comunque stando in movimento ci si aiuta anche a tenersi in movimento. Quindi questo è molto importante cercare di camminare, è molto importante fare il tapirulando a casa tutti i giorni, perché ci mantiene il passo, perché è sempre una cosa molto importante. Michele, hai paura? Tante. La prima paura è di essere messa da parte, nel senso che siccome può capitare che facciamo qualche guaio perché magari tremano le mani o non teniamo un buon, non c'è una buona tenuta, possiamo fare qualche guaio, allora che ci dicono stai qui, dai, ti do tutto quello che ti serve, ma stai qui per favore, che vuoi di più? Io ecco, questa è una cosa importantissima, ribadiscila. È importantissima perché noi siamo comunque vivi, siamo volenti, però non possiamo fare più o meno tante cose. Quello che non possiamo fare, quello che diciamo limita la nostra sicurezza, cioè salire su una scala non è una cosa buona. Ripeto, come ho detto stamattina, manco io. Però tutte le altre cose, cioè se ho da mettere delle cose in un armadio alto, le chiamo mia sorella e dico per favore mettile su tutte queste cose. Spero che io possa occuparmi di certe cose perché mi piace farlo, posso farlo, quindi posso sentirmi utile, vivo, posso essere gli altri, posso essere autonoma e più a lungo possibile, si spera. Perché bisogna combattere così, cercando di fare, muoversi il più possibile e cercare di fare vita sociale. È molto importante non chiudersi, è molto importante magari si deve accompagnare la macchina, però quando sono dentro le mie amiche, come dire, devo fare, devo essere in mezzo, se qualcuno gradisce, come se lo scritto per esempio, ascolta, il quadro che mi hai portato è una cosa che hai fatto di recente? L'ho fatto sì, per l'estate scorsa. Possiamo mostrarlo? L'estate scorsa l'ho fatto per me a casa. Sono stata comunque, ma mi perché sono stata. Sì, sì, ma quindi si posso? Certo. E io sono incapace. Sì, c'è bisogno di conoscere il passo, insomma. Buonasera. Buonasera. Ciao, dai, chi si sta? Sono arrivata. No, non ci arriviamo, ma questa non è la versione del Parkinson, perché non devo dare un bacio a una mia amica di tanto che per piacere. Ciao. No, guarda che girano, è uno che ha detto che veniva. Sì. E che cos'è questo? Questo è un quadro che ha fatto lei, ma non riusciamo ad aprire questa cartella. Un cassotto sopra, si rompe e si apre. Prova, tu se riesci a aprire.
ce ne ma non sanno una chitarra, la melodia aveva voglia di poesia. No, io uso le matite carboncino, però uso anche tanti altri tipi di tecniche. Quando non sono in piazza, naturalmente, con calma, pennelli, chiostro di china, rapido graff, posso usarne tante, però qui in piazza la più veloce è la matita carboncino. Se lo faccio magari anche inconsciamente. La luce è già dentro i miei pensieri, i miei pensieri qua. Ah, senz'altro, io in questo caso allora sono un grande artista. Scusi, dove ho fatto il bagno adesso, ma nel senso di bambino. Pugliese, ve lo dico già io. Pescara. Pescara? No, no, stavolta sbagliato. Nativo lucano. Ah, nativo lucano. La verità, ma da molti anni. Sa Pescara. Sì. Beh, insomma, confinati a un certo punto. Sì, sì, conveniamoci. No, sì, Matera. Bene, mi trovo molto bene, sono contento di farlo. E come ripeto, ho visto che nell'artista qui che mi sta facendo la caricatura è molto bravo. Ritratto, più che caricatura. Ritratto. Caricatura da ridere. Da ridere, sì. Adesso, leggermente sfumando. Momento sto facendo delle piccole sfumature, sempre con la matita carboncino, naturalmente, un po' allargandole un po' col dito. Tutte le volte è una prima volta, è anche una sana, diciamo, paura, tra virgolette, di sbagliare, che però poi alla fine viene risolta e annullata. Anzi, se lo può mettere vicino alla sua faccia, cosa dice? È la vittima. Ma penso che tornerò qua nel pomeriggio e continuerò questa attività artistica. Bene. Da artista di strada. Lo rappresento sempre prediligendo la persona. Questa è proprio l'espressione
gli occhi, la vita, li vedo attraverso il ritratto, oppure anche la caricatura. C'è una certa sorta di equilibrio. Io per esempio a volte dico sorvolo la vita con i piedi per terra, quindi è un po' sembra un controsenso, ma è così. La sorvolo, guardo sempre avanti, mai indietro, e se devo guardare indietro ricordo solo le cose più belle. Sì, fondamentale è veramente la base di tutto, l'amore e la bellezza. La bellezza intesa in tutti i sensi, non solo quella esteriore. Vox Iscitana presenta La Mancinelle. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Seduti, la signora ballava da seduti. Ballava il twist. Va bene. Allora passiamo subito al 1961, perché è un anno pieno di canzoni, veramente bello. L'Italia, 1961, voi me l'insegnate, l'Italia compie 100 anni, bravo, complimenti signore. Lei sì che... L'Italia compie 100 anni e si presenta al Festival di Sanremo un giovane cantante snodabile. Ti voglio bene. Non faccio l'ammovimento perché fare un po'. È meglio di no, lasciamo stare. Con 24.000 vado, oggi sopra te te l'amore, vuole ogni istante mille baci, in un carezza buona volta. Con 24.000 vado. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così
frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto tutto mio. Le bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, solo baci chiedo a te, con 24.000 mani, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto ti domino, con 24.000 baci, felici corrono le ore. Secondo bacio qui 24.000 baci, e adesso andiamo nel delicato. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e il cielo splende già, una luce, io sogno d'esserti vicino e di baciarti. Forse 8, 9, 10 volte questa stessa canzone. Thank you.
Soffrirà così, nessuno mai saprà.